visitatore si trova per la prima volta di fronte a delle scene ricostruite che si ispirano all'antico Egitto cinematografico. Questa denominazione, diciamo così, è d'obbligo perché le scene rappresentate vogliono suggerire un'emozione che il cinema e lo spettacolo è riuscito a dare attraverso dell'atmosfera, attraverso la ricostruzione scenica di quello che storicamente in effetti accadeva nell'antico Egitto. Allora, innanzitutto si parte da uno studio che è lo studio della struttura. Bisogna lavorare come lavoravano gli antichi egizi, con le stesse linee, le stesse proporzioni. Si cominciano a fare dei disegni e poi si sviluppano delle grandi sculture. Queste grandi sculture vengono solitamente sezionate in parti per essere riassemblate poi. E la materia che si utilizza sono tutte materie sintetiche, non più materie inerti come nel passato, gessi e balze, è la resina cinematografica. Grazie a questa materia noi riusciamo a sviluppare grandi progetti estremamente leggeri per la loro movimentazione. E è molto importante perché queste cose vanno verso il pubblico. Siccome nei grandi hangar dove si tengono le cose cinematografiche è impossibile l'ingresso del pubblico, noi abbiamo inventato questa serie di mostre che portano il cinema a disposizione del pubblico. Ci sono molti film che hanno in qualche modo partecipato alla collezione di questi prodotti. Qui, per citarne alcuni, uno in particolare, Cleopatra, con Liz Taylor e Richard Burton, degli anni 60.